29 di giugno alle ore 18, super webinar gratuito ragazzi con me e XTB, il broker che sponsorizza un super concorso a quiz il 29 di giugno e vi dico già da subito che i premi in palio sono dati da me ragazzi e sono molto rilevanti, quindi aspettate due secondi insomma di comprendere questa cosa. Allora facciamo un webinar dove parleremo di quello che è la situazione attuale dei mercati delle criptovalute, ovviamente il crollo dei mercati delle cripto, quali sono i fattori esterni da tenere d'occhio e le correlazioni che ci sono tra i principali mercati, soprattutto quelli legati alla Nasdaq e i mercati americani in generale, quindi i mercati delle stocks. Quali sono i livelli che sono chiave per una logica di medio-lungo periodo, ragazzi, e come si può anche impostare un po' un'operatività nel guardare anche quello che fanno le stocks e i titoli azionari per comprendere come potrebbero andare le cose nei prossimi mesi sui mercati delle cripto. Allora, 29 di giugno alle ore 18, vi lascio il link in descrizione del webinar, la registrazione è gratuita su XTB, ma ci sarà alla fine del webinar un quiz ragazzi dove ci sono tre premi giganteschi, perché sono tutti premi sui miei percorsi di formazione e sono tutti molto molto ghiotti da un punto di vista economico ragazzi. Saranno dati tre premi di primo, secondo e terzo, dove avremo i corsi, il corso Basic 2 in regalo per i vincitori e anche il modulo premium, quello del crypto spread trading, la super strategia che mi ha permesso di fare il famoso short su Luna ai tempi pre-crollo, eccetera eccetera. Allora, questi premi sono semplici anche da raggiungere, perché sarà un quiz ragazzi a cui potete partecipare e attraverso diciamo un sistema computerizzato poi vincere. Allora, intanto iscrivetevi al webinar, poi nel prossimo video, la prossima settimana, vi spiego anche come funziona la questione del quiz, perché bisogna registrarsi anche lì, e detto fatto, quindi super regalo, iniziamo oggi questo weekend col super regalo, il video di ieri non c'è stato, ma andiamo un po' a vedere quello che è il punto della situazione. Oggi facciamo un po' il recap di quello che è successo questa settimana sui mercati delle criptovalute, un mini rimbalzino da parte di Bitcoin e di Ethereum, ma soprattutto l'unico vero dato secondo me di un certo tipo nelle ultime settimane è questo qui ragazzi, cioè il dato della dominance di BTC che non riesce a superare il suo livello di resistenza che da il maggio del 2021, quindi circa un annetto ragazzi, tiene bloccato Bitcoin, vedete, sotto questa struttura di prezzo, il 49%, livello che avevamo già indicato, ma che probabilmente se dovesse continuare la questione del bear market, forse Bitcoin nella seconda parte di questo ciclo annuale della dominance dovrebbe breccare ragazzi, dovrebbe fare una cosa del genere, però andremo poi con calma a vedere queste cose, perché intanto fare analisi ciclica sulla dominance di Bitcoin non è proprio tecnicamente corretto. La guardiamo da un punto di vista qualitativo, non quantitativo, quindi non aspettatevi numeri e statistiche alla precisione, al dettaglio, perché questo tipo di grafici sono più una informazione, non vengono utilizzati per fare trading e investimenti, vengono utilizzati per darci delle informazioni su quello che sta succedendo sul mercato. Secondo me questo è il dato più rilevante delle ultime due settimane, cioè Bitcoin perde forza relativa in maniera importante già nella settimana del 13 di giugno, dove in pratica fa un meno 7,40% di dominance e perde anche contro Ethereum ragazzi, perché per esempio il cambio Ethereum BTC, come vedete insomma intanto c'è una stretta correlazione fra la dominance e quella che è la quotazione di Ethereum BTC, perché se Ethereum BTC balza ovviamente la dominance scende, e chiaramente in questo caso c'è molta influenza dovuta alla questione delle stablecoin, che le stablecoin in questo momento hanno preso molta dominance anche a Bitcoin, e anche questo è molto significativo ragazzi. Allora, cosa sta succedendo? Intanto vediamolo da un punto di vista
di dato. Il dato di natura ciclica ci indica che eravamo su un'up, questo ne abbiamo parlato nel video precedente dove abbiamo analizzato la dominance, e stiamo andando a chiudere la metà del ciclo della dominance contro BTC, cioè il cosiddetto semestrale del ciclo della dominance. Ora, c'è stato un pullback importante sulle due medie mobili breccate precedentemente, quindi sul trend di breve invertito da parte della dominance. La questione è che da qui in poi, ragazzi, teoricamente può cincischiare un pochettino, fare anche magari un leggerissimo minimo inferiore, ma da lì dovrebbe ritornare a salire. Se questa cosa non avviene, vuol dire che in sostanza la forza di Bitcoin nei confronti dell'intero settore delle criptovalute, ma soprattutto le stablecoin, ragazzi, dovrà essere messa sotto lente di ingrandimento. E allora a questo punto bisognerà andare a riflettere se questa dominance che perde Bitcoin e che non riesce più a recuperare rispetto ai precedenti cicli del bear market dipende dal fatto che Bitcoin si è indebolito nei confronti delle cripto, oppure che Bitcoin viene, tra virgolette, abbandonato per le stablecoin. Allora, questa cosa qui è il vero significato di questo grafico, ragazzi, perché laddove anche Bitcoin perde il suo ruolo di conservatore di valore e nel momento in cui c'è un bear market, quindi nel momento in cui c'è una questione legata al mercato ribassista di tutto il sistema cripto, allora a quel punto, ragazzi, bisogna comprendere che questo tipo di bear market sarà completamente diverso dai precedenti, perché i precedenti Bitcoin aveva un grande ruolo. Adesso sembra che questo grande ruolo sia stato preso dalle stablecoin. Allora vediamo comunque un po' di similitudini anche nella precedente fase, ragazzi, di inizio di questa struttura. Per esempio, qui eravamo nel gennaio 2018, proprio l'inizio del bear market, dopo lo scoppio della bolla 2017, e guardate anche qui appunto questo crash della dominance, anche importante insomma, di Bitcoin. Consideriamo anche la volatilità era leggermente diversa rispetto all'attuale situazione, perché anche le altcoin erano totalmente differenti. Questo balzo poi è avvenuto dopo, nella fase secondaria del ciclo annuale, ragazzi. È molto simile l'atteggiamento, non chiaramente i livelli, questo non è significativo, però sembrerebbe un po' che Bitcoin stia andando a disegnare questa struttura. Il primo livello di target e la dominance che avevamo indicato è stato raggiunto nella settimana del 6 giugno, poi c'è questo secondo livello che dovrebbe essere il finale, cioè il terminale del bear market, quindi è un livello che si sposta alla fine dell'anno, e dovremmo andare a verificare effettivamente se Bitcoin riprende forse relativa già nelle prossime settimane o no rispetto alle cripto, altrimenti andare a vedere se Ethereum gli ruba dominanza, e se non è Ethereum sono le stablecoin, ragazzi. A quel punto il significato di questo grafico è molto netto, è evidente. Nel bear market attuale gli investitori si spostano sulle stablecoin e abbandonano anche Bitcoin. Significherebbe questo, quindi questo ragionamento dobbiamo poi prenderne atto, e anche sul fatto stesso che Bitcoin in questa fase deve molto rispecchiare quello che tutti noi ci aspettiamo, cioè il fatto che sia un asset che può preservare un po' di valore anche durante le fasi di bear market, e quindi proteggere per esempio gli investitori istituzionali o cripto in generale, senza che questi vadano verso le stablecoin, perché se non avviene questo, Bitcoin, ragazzi, non può essere poi magari così pompato di liquidità, resta comunque un asset iper speculativo. Comunque questo secondo me è il grafico più importante, che è più indicativo dell'intera settimana. Vi faccio vedere però anche qualcosina di molto rilevante, e cioè la questione legata allo spread che, se vi ricordate bene, abbiamo visto abbondantemente fra Bitcoin e Nasdaq, dove vi avevo indicato questa struttura di continuazione del trend, che poi invece è stata breccata nella settimana di maggio, quella questione del fallimento Luna. Breccata down, ragazzi, ha innescato comunque un po' quello che si ci aspettava, cioè il fatto che questa figura non è più una figura di continuazione, bensì una figura di inversione del trend.
ha indicato una ciclicità annuale anche dello spread BTC Nasdaq 100 ribassista, il che significa che questo ciclo, ragazzi, non può virare a trend al rialzo fin tanto che l'annualità, quindi la struttura del ciclo annuale Bitcoin contro Nasdaq, non sia terminata. Quindi bisogna prima terminare questa fase. Se non termina questa fase, non ci può essere un'inversione. Allora, andiamo a vedere anche la questione. È molto rilevante, ragazzi, la settimana del 13 giugno, dove Bitcoin ha perso anche molta dominance contro le cripto, ha perso il 18,73% di forza relativa contro il Nasdaq, e anche questa settimana, che si sta andando a concludere domani, ha perso il 4%, perché gli ultimi rimbalzi sono stati trainati da Nasdaq 100 e Standard & Poor's 500, quindi dai mercati hold, perché i mercati hold hanno recuperato in una settimana il 7% Nasdaq, ragazzi, mentre Bitcoin no, e neanche le altre cripto. Questo è anche molto significativo del fatto che, ragazzi, cosa succede in un bear market? Vi svelo un trucchettino. Nel bear market, in un bear market, quando ci sono due strutture, due strumenti collegati, correlati in questo caso, se uno recupera, in questo caso Nasdaq e il mercato hold, e l'altro strumento non recupera nella stessa quantità o di più, significa che ha una forza relativa molto ridotta rispetto appunto allo strumento 1. E in questo caso il significato è che se la settimana prossima Nasdaq torna a fare meno 4, Bitcoin e cripto crollano, ragazzi. Perché questo problema? Perché non sono riusciti a dimostrare maggiore forza relativa. Come cambia questa struttura? Nel momento in cui il primo asset, quindi in questo caso Nasdaq, sale costantemente, si sviluppa un sistema di trasferimento della sicurezza anche nei mercati cripto, di più tranquillità nei mercati cripto, e da lì probabilmente il mercato cripto recupera forza relativa nei confronti del primo asset. In sostanza, l'atteggiamento e il tips che vi sto dicendo, ragazzi, vi sto svelando questo trucchettino, è di natura psicologica. Nel momento in cui c'è un asset forte che recupera, l'asset debole recupera di meno, perché si ha paura, perché è troppo volatile, quindi ancora vuol dire che non è stato messo da parte questo atteggiamento. Nel momento in cui l'asset 1 recupera per tanti giorni e stabilizza la situazione verso un trend diverso, allora l'asset 2 si tranquillizza e recupera più velocemente tutto il terreno perso in precedenza. Quindi l'unica questione, ragazzi, nelle prossime settimane è che Nasdaq e Standard Poor's 500, lo stocks americano in generale, salgano molto di più delle attese. E a quel punto, dopo un paio di settimane, una decina di una settimana, che magari le cripto sono veloci, si trasferirà questa più maggiore tranquillità su Bitcoin e cripto, e probabilmente vedremo un uptrend. Se questa cosa non avviene e settimana prossima Nasdaq, S&P e le stocks in generale ritornano a scendere o a cincischiare, la vedo brutta per le cripto, soprattutto se questo avviene lunedì, martedì, ragazzi, proprio ricordo anche verso la fine del mese, insomma dopo la fine del mese, che è giovedì, è il 30, quindi la questione è legata appunto proprio all'avvicinarsi della scadenza del mese, perché anche dal punto di vista mensile, ragazzi, l'estensione di volatilità che Bitcoin aveva avuto, ne abbiamo parlato tanto in Academy perché seguiamo una strategia proprio sulle le volatilità del mese, era eccessiva, quindi questa è un eccesso appunto di ribasso di Bitcoin, che può comunque continuare nel caso cigno nero, però comunque è sostanzialmente un eccesso. Cigno nero avviene però una volta ogni tanto, ragazzi, non costantemente. Nel momento in cui avviene una cosa del genere, il mercato poi recupera come sta facendo, ma giusto per dirvelo, non è neanche riuscito a breccare un livello di resistenza importantissimo, che è quello che farebbe scattare il pump di Bitcoin e di conseguenza si porta dietro tutti. Ne parliamo lunedì di questa cosa qui, perché c'è un livello che, se breccato proprio settimana prossima, secondo me fa scattare la bull leggera, quella di una piccola bull run di qualche giorno. E questo è molto molto interessante da andare a vedere, però può farla settimana prossima, ragazzi, fino alla fine del mese. Il problema è dopo, appunto. Allora, andiamo a vedere Nasdaq, che cosa sta facendo e perché ha disegnato questa cosa anche con BTC. Vedete, c'è stato un recupero notevole, come vi dicevo, della
settimana in questione, con una impennata del 7,47%, che nel caso dei stocks, ragazzi, sono cifre abbastanza importanti. Allora, intanto eravamo anche su un livello di estensione di volatilità delle stocks molto rilevante. La struttura è prettamente un trend ribassista al momento. Questo anche della settimana scorsa è uno swing di correzione di un movimento ribassista. Non c'è nessuna inversione di trend, neanche di breve, fino al superamento di questo livello, circa 13.200 punti per Nasdaq 100. Quindi se non superiamo questo livello, neanche Nasdaq inverte. Quindi può essere anche con grande tranquillità, ragazzi, che settimana prossima riprenda appunto la struttura del trend ribassista. Come vi dicevo, questa fase qui, che è una struttura di ciclo annuale in fase conclusiva, deve andare a chiudersi in questa zona, quindi verso settembre. Ci sarebbe anche una leggerissima teoria di cui parleremo nei prossimi giorni, teoria che indica un annuale di Nasdaq già chiuso verso molto tempo fa, ragazzi, è tutto ribassista, il che sposterebbe questa situazione a febbraio-marzo 2023. Di questo ne parliamo poi nelle prossime giornate, perché intanto non serve in questo momento fare questi ragionamenti, perché sono elucubrazioni mentali, ma poi non c'erano informazioni operative, perché non possiamo andare a operare in questo modo. Però da questo punto di vista, ragazzi, vi rendete conto di come, in base a quello che vi ho detto prima, la situazione è ancora molto delicata sulla questione delle criptovalute. È come se le bastonate si fossero fermate per una settimana, ma mi ricorda tantissimo quei mercati in bear market che appunto facevano credere agli investitori un leggero rimbalzino prima di una successiva bastonata. Questa cosa qui è un po' la sensazione che mi ha dato, era una questione personale, e soltanto il break di alcuni livelli, ve li faccio vedere, diciamo, anche il grafico su Bitcoin, vedete, questo è un classico grafico di inizio di un ciclo mensile, intanto vabbè, questo l'avevate capito, che però, ragazzi, sembra lasciare il tempo che trova, perché anche qui ha fatto l'inizio del ciclo mensile, vedete, poi quando è andato a chiudere la struttura, bam, gli ha dato una legnata, quindi sembra che stia praticamente facendo la stessa cosa prima dell'ennesimo crash. La struttura in questo momento può essere invertita, sapete che esistono le medie, ormai questo l'avete capito, ma il mercato deve dare molta forza. Io al momento firmerei, vi dico francamente, per una continuazione di lateralità anche per l'intero mese di luglio e una buona parte d'agosto. Perché, ragazzi? Perché così allunghiamo i tempi, ci portiamo verso la fine naturale del ciclo annuale di Bitcoin più fermi possibili. Poi magari facciamo una parte ribassista così sciocca, chiamiamola così, e a quel punto chiudiamo l'annuale e poi se ne parla per l'annuale successivo, da andare a vedere quello che succede, perché una ripresa ribassista già nella prossima settimana o nella successiva è troppo precoce, perché abbiamo tanto spazio davanti. Allora, occhi puntati, secondo me, su Nasdaq. La dominance di Bitcoin ha indicato un atteggiamento da tenere sotto controllo, quindi lo faremo nei prossimi video, sicuramente sempre con update costanti, però dominance, il grafico più importante della scorsa settimana, la perdita di forza relativa di Bitcoin, che vi ha indicato in maniera chiara e concisa che Bitcoin sta perdendo il ruolo di protezione nel bear market. O recupera nelle prossime settimane in maniera abbastanza veloce, oppure si sta switchando verso le stablecoin, e questo non è per niente, ragazzi, per niente positivo. Quindi questo è il discorso. Dobbiamo aspettare un paio di settimane. Però tenetene conto anche di questo in base al vostro portafoglio. Rispondo a una domanda, vi lascio con una risposta a una domanda di un mio carissimo amico iscritto in Academy, che mi ha appena fatto, perché ho chiuso alcune piccole operazioni che mi erano rimaste in DeFi su Ethereum, le ho tolte, ho cancellato anche l'ultima DeFi che avevo e le ho spostate, diciamo, su un wallet, e ho chiuso proprio su questo pump queste posizioni. Sono piccolissime, ragazzi, sono solo strategie personali che erano rimaste appese, quindi niente operativo, perché il trend di Ethereum è stato chiuso mesi fa, quindi quelle ce le avevo perché erano bloccate nelle DeFi, ragazzi, tutto qui. Probabilmente comprerò a prezzi più alti quelle posizioni, perché magari quando mi invertiranno i miei sistemi holding mi faranno comprare a prezzi più alti, ma non importa, perché mi sono riallineato a un sistema di trading, ragazzi, quindi preferisco anche perdere queste
o rischiare, diciamo, queste cose piuttosto che essere disallineato a una strategia di training. Questo, vabbè, giusto una piccola parentesi, però rispondo a questo mio amico iscritto in Academy che mi chiedeva, dice, allora tu hai chiuso Ethereum perché non credi nel progetto e credi che ci sia un fallimento del progetto? No. Come io ho risposto, ragazzi, distinguete sempre quello che sono la bontà di un mercato, quello in cui noi crediamo, la bontà di un asset, la tecnologia, l'utilizzo stesso della tecnologia può essere una bomba, ve lo dico proprio in maniera chiara, da quello che è il trend del mercato. Io le posizioni attuali in holding che sono andate sempre a decrescere nel corso dell'ultimo anno sono state chiuse perché, non che non creda in Bitcoin, ma perché il trend è ribassista e io sono trend follower. Quindi ragazzi, trend is my friend, non seguo un mercato a ribasso fermando capitali ingenti su cose che crollano e che scendono, perché per la prima regola di Buffett io capitale non lo voglio perdere, ragazzi. E nel momento in cui si ragiona a dividendi, quindi che io compro delle stocks che posso valutare in maniera quantitativa con analisi di natura fondamentale, perché hanno gli earnings, hanno il parco auto se sono automobili, hanno gli impieghi, i dipendenti, TFR, tutti quelli che sono gli utili registrati, allora io posso dare una valutazione oggettiva, ragazzi, ma sulla tecnologia come BTC e le criptovalute no. Allora in questo caso trend is your friend è il miglior modo di ragionare, per me è la mia opinione, ragazzi. Poi a me non piace comprare le dip, lo sapete, quindi io sui minimi non compro, quello che faccio è aspettare l'inversione e compro dopo. Perciò questo è un mio carattere, un mio atteggiamento, quindi distinguete le opinioni personali, ognuno fa un po' quello che gli pare, in base alla mia esperienza personale io ragiono così, ragazzi, però voi potete avere magari un atteggiamento diverso perché la vostra attitudine psicologica è differente dalla mia, quindi bisogna distinguere le due cose. Trend is my friend, quindi ho chiuso queste posizioni per allinearmi a una strategia che mi indica che c'è trend short e io seguo quel trend, ragazzi. Nel momento in cui dovesse invertire, rientro in posizione in base alle mie analisi, in base alle mie previsioni. Non significa che non credo nella tecnologia, lo ribadisco perché ho, diciamo, utilizzato questa domanda, perché mi è stato anche fatto notare in diversi commenti anche sul video di Ethereum fallirà, che chiaramente c'era un grande punto interrogativo su quel video proprio per un po' fare il titolone. Allora, non penso che sia così assolutamente, poi vedremo. Però quello che mi interessa è gestire questa fase, perché questo è un bear market che negli ultimi mesi è cambiato rispetto a quello che erano le nostre previsioni, cioè quando la Fed ha cambiato atteggiamento, ragazzi. Quindi a inizio anno avevamo parlato di una Fed che magari accettava un tasso di inflazione un po' più altino e poi ci siamo resi conto che non è così, ragazzi, questo è il discorso. Quindi se a inizio anno quel tipo di riflessione ci ha portato a ragionare dicendo che questo bear market poteva essere più controllato dei precedenti e dipendeva dall'atteggiamento della Fed, ma se la Federal Reserve invece è diventata iperaggressiva, ragazzi, contro l'inflazione, e allora lì non ce n'è. Ecco, questo è il problema di fondo. Quindi ricordatevi sempre che non tutto ciò che abbiamo visto si ripete, dipende molto dalle politiche monetarie. Se la Fed cambierà atteggiamento già possiamo riflettere un pochettino meglio, però io seguo il trend in questa fase proprio perché è una situazione nuova. È la prima volta che i mercati cripto affrontano questo bear market, non c'entra una cippa, ve lo dico in maniera molto chiara, la qualità di un progetto. Anzi, vi dirò, se proprio insistete su questa cosa, meglio andare a guardare dei progetti più piccolini che magari possono darvi più aspettative di pump in un'eventuale ripresa, quanto sia, ricordandovi che nei progetti piccoli, ragazzi, decide tutto il team, e se il team fa una tokenomics a cavolo o semplicemente sono truffoni, voi ci lasciate le penne, perché praticamente nei progetti piccoli anche le quotazioni di mercato sono totalmente manipolate dal team. Quindi questo io ve lo dico in maniera molto chiara, molto semplice, come sempre faccio. Poi è bello ragionare, quindi magari andate a vedere quelle cosette lì. Io guardo il grafico non mette mai. Se il grafico mi dà un trend positivo, rientro. Quindi non ho chiuso la posizione su Ethereum perché penso che fallirà, ragazzi, ma semplicemente perché è in trend negativo. È per quello che vi ho spiegato più e più volte, era più conveniente avere BTC rispetto ad Ethereum. E siccome BTC adesso sta anche perdendo forza contro le stablecoin, fatevi un po' i vostri calcoli. Va bene, noi ci vediamo lunedì e iscrivetevi al super webinar del 29 di giugno. Ciao!